Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Undungeon, un gioco uscito il 18 di novembre. Costa 16,79 € ed è un gioco che non è in italiano, ma soltanto in russo o in inglese. È un gioco di ruolo guidato da una storia, diciamo, sci-fi e da un combattimento action. Classificato tra i giochi difficili. Lo proviamo, insomma, lo andiamo a vedere. Abbiamo al momento un personaggio che è unico perché c'è solo il Void. Il secondo personaggio è correntemente bloccato. Per sbloccarlo abbiamo bisogno di proseguire nel gioco base. Quindi iniziamo. Abbiamo Void con come origine la Void Dimension, perché qua si parla di multiverso, multiversi frammentati, insomma. Non me ne intendo molto della questione, però andiamo a provare insieme e vediamo quante volte riesco a morire. È un gioco che magari potrebbe non essere semplice per via dell'inglese, magari c'è anche da leggere, poi principalmente si combatte, però strano, non è vero? Dalla giovinezza ci è stato detto che l'universo è infinito. È stato detto che c'erano milioni di mondi fuori da qui. Vediamo anche il livello dell'inglese. E nessuno di loro poteva essere raggiunto. Hanno detto che c'erano migliaia di anni luce, insomma, di distanza, ma qual è la verità? Se noi viviamo in un multiverso dove una piccola membrana separa i mondi da ogni altro, e questa membrana non è così forte come sembra. Sette mondi, sette variazioni della Terra sono emerse, sono fuse istantaneamente. Quelle che sono sopravvissute al cataclisma, insomma, lo shift. Ok, ci sono i nodi che possono essere acquisiti dalle risorse, come rune, ma insomma, poi noi possiamo andare a potenziarci noi stessi. Vabbè, insomma, premiamo F per nascere. Così proviamo un pochino come funziona. Ci si muove con WSD. Questo personaggio è anche abbastanza ingombrante, devo dire. Poi adesso io ho già visto un pochino di tasti, ma li andremo a esplorare altogether. Beh, mi muovo. Lo spazio è oscuro e silenzioso. Una voce risuona nella tua testa, rompendo questo silenzio. Parola come un colpo supersonico di cannone. Cosa sei tu? Abbiamo davanti questi due occhi o queste due sfere, non lo so. Sono il nulla, come te. Loro ci chiamano il Void. Tu e io siamo uno di questi. Ma abbiamo una proposta. Un proposito. Puoi lasciare questo posto e incontrarti con loro, gli inviati delle altre dimensioni, al centro della creazione. Come mi hai creato? Ti ho fatto da parti, da tutto quello che mi ha raggiunto dai loro mondi. Segui la questione. Ti porterà alla radice della creazione nella città di tutte le dimensioni, nella città di Arkabam. Vabbè, Arkabam. Raccogli i sigilli dei sei araldi e portali qui. Ci sono molti reami, noi abbiamo l'essenza. Loro vogliono la nostra essenza perché ne abbiamo tanta. Lasciamoli darci l'essenza, insomma, delle sei dimensioni. Ok. Va bene, Liv, andiamo. No, non mi concentro troppo sulla storia perché alla fine stiamo qua, siamo qui a vedere il gioco e poi andremo poi a vedere, insomma, come sono le meccaniche di combattimento e lasceremo la storia poi per chi verrà magari intrigato da questo titolo. Ora, come ce ne andiamo da qui? Di qua.
C'è qualcuno che c'è rimasto lì. F search. Oh, abbiamo trovato qualcosa. Pick up. Allora, premi control per aprire il communicator. C'è un incredibile... che questo è un device incredibilmente importante che ti permette di comunicare attraverso le dimensioni. Ti arriveranno messaggi contenenti informazioni sul mondo intorno a te e richieste da durante i tuoi viaggi. Premiamo control. Ah, qua possiamo anche vedere il video. Ok, il video è quello che abbiamo visto un attimo fa. Va bene. Perché poi qua c'è anche qualcos'altro. C'è anche... ah, ok, il tutorial contact last. Incoming transmission. Ah, qua c'era nuovo proprietario rilevato. Errore, accesso garantito. Ripristinare i contatti telepatici. Sì, arrivo, trasmissione. Trasmissione accettata. Non abbiamo accesso alle info. Ah, ci ha aperto tutto. Clear. Non penso che sia una buona idea. Pensaci, dovresti dire no. Ammetti, sei geloso. Non sei onesto. Rimpiangerai quello che ho detto. Parleremo una volta che tornerò nella mia nuova forma. Vabbè, end of record. Abbiamo sentito questa cosa, ma vabbè. Potresti incontrare nemici, battili con il tasto sinistro del mouse. Ok, li attacchiamo così. Ok, shift per continuare. Perché shift mi mette il gioco in pausa? Ah, e così facciamo una rotolata, una sorta di rotolata. Ok. Mamma mia, sono morto. Ah no, ok. Questa è la stamina che scende. La stamina è la barra gialla. Queste dovrebbero essere magari le vite. Comunque raccogliamo. Premi il tasto destro del mouse per attivare uno scudo che ti protegge da ogni fonte di danno. Quindi praticamente lo attivo e mi protegge. Gli araldi possono usare le skill potenziate dei loro item. Dipende dal tipo di item, di oggetto. Premi il bottone corrispondente adesso. Dopo che l'indicatore appare e si riempie sul personaggio, rilascia il tasto. Ogni item ha la sua skill potenziata. Enhanced, no, potenziata, infusa in sintesi. Possono essere attacchi, abilità di attacco, difesa o potenziamenti, enhancement, potenziamenti temporanei. Quindi ogni oggetto... cacchio, chi è che mi ha fatto male? Abbiamo una mappa. Usa The Pirate Chakra. Ok. Allora, voglio capire, perché vedete che qua abbiamo il tasto R e Q vanno ad attivare le varie abilità. Mi pare la R sia la cura. 1 to upgrade. Abbiamo fatto un level up, quindi possiamo premere un 1. No, al momento il tutorial non ce lo fa ancora fare, quindi al momento usiamo il teleport. E andiamo. Allora, l'inglese è comprensibilissimo, secondo il mio parere. Devo dire che ha del carattere questo gioco, per quanto abbiano messo lì un tipo di gameplay che ormai è ampiamente utilizzato, quello dei roguelike, insomma, dove si combatte un po' Souls. Devo dire che ci hanno montato dietro una serie di storia, un'ambientazione, una motivazione che è molto particolare, molto caratterizzata, per quanto... non sia nelle mie corde, nel senso che non sono un appassionato di questi multiversi. E questo personaggio lo trovo poco carismatico per le mie basi. Vidicus, Araldo, mi saluti. Sono Vidicus. Per coincidenza sono diventato il guardiano di questo hub e sono orientato ad aiutarti. Il fatto dell'universo è in bilico. Mi scuso, dove sono le buone maniere? Tu probabilmente vuoi dare un'occhiata intorno per acclimatarti prima. Ho aspettato davvero tanto tempo per questo incontro e posso aspettare un pochino di più.
Vieni a trovarmi quando vuoi parlare di affari. Ok, io devo proprio guardarmi intorno perché io andavo anche a parlare. Questo è Luke, diamo un'occhiata, che ci spiegherà un pochino. Ok, è il portale da cui siamo arrivati, questo. Questo è, diamo un'occhiata anche a questo. Ah, questa è una massa. Ah, è una sorta di mappa. Il device al centro del tavolo mostra il tuo... attualmente il tuo stato di realtà attuale. Lui sta ridendo come un pazzo, non so perché. Andiamo a finire di vedere le altre cose, perché il gioco ci vuol far vedere tutto. Questa è una porta, cos'è? Il device sembra una... mi ricorda una porta chiusa. Questo cos'è? Questo è... cos'è? È Han Solo. La creatura... ah, sembra questa creatura all'interno intrappolata, ma senza coscienza, senza sensi. Vabbè, andiamo a parlare col tizio adesso. Dai. Ti sei guardato intorno? Bene, cos'è successo ad Arkaban? Arkaban... ok. Allora, precisamente il core massivo di creazione cosmica sta al suo posto e i sei distretti di Arkaban lo circondano. Quando eri sulla strada del Concilio degli Araldi, c'erano alcuni che sapevano di questo, ma sembra che uno di loro non volesse che tu venissi qui. C'era una coop in Arkaban. Vabbè, dai, insomma, saltiamo. Andiamo avanti perché vogliamo vedere un po' di gameplay. A questo punto io salto la storia, in modo anche da non spoilerarla, più che altro che dovremmo star lì e seguire il tempo. Viaggia alla dimensione Q. Andiamo, dai, così almeno magari si combatte un po'. Il guardiano. Ah, il guardiano e la guardiana chiusa qua dentro in questa roccia. Non sei preparato, è incredibilmente difficile per me raggiungere il core dagli abissi. Ok, iniziamo il training, dai, così facciamo un po' di training attraverso la porta della training room. Andiamo. Teleport. Così ci alleniamo un pochino al lab e andiamo a provarlo. È davvero particolare, il prezzo non è altissimo in linea con un indie di questo tipo. Ok, tanto comunque... allora, vi dico subito, se avete intenzione di fare così, cioè di saltare la storia, io adesso voglio farvi vedere il gioco, voglio tirare una mia valutazione, ma se volete saltare la storia solo combattere, ci sono altri titoli e vi orienterei più su un roguelike. C'è anche Children of Morta, una roba del genere, che comunque era simile a livello di concetto, il combattimento così. Ok. Premi spazio per schivare. Ok. Pick Nox. Andiamo. Prendiamo questo. Using consumables. Ah, ok, premi R per curarti. Ok, mi hanno fatto male. Ora mi fa usare col tasto R la mia fiaschetta. Per curarmi. Mi cura. No. Ah, ok, pick up. Ah, devo tenerlo premuto? No, perché? Ah, col 4. Ah, no. Ah, ma perché? Scusami, Nox 4. Healing. Vediamo un po', perché qua abbiamo il core. Pick up. Ah, usa R. Ah, ok. Usa R e poi lo colpiamo. Ok. Ci curiamo in questo modo. Perché abbiamo aperto questo menu qua che ci dà tutte le quest. Ci dà il core, quindi la possibilità di vedere l'inventario, gli oggetti d'attacco che abbiamo, le rune di potenziamento. E poi abbiamo il corpo. Il corpo è diviso tra il corpo, l'equipment. E il corpo soprattutto è diviso tra le skin, il brain, gli occhi, il cuore, gli organi sociali, la ghiandola principale, il core, il sistema digestivo e l'apparato di movimento. Quindi è una cosa veramente fuori di testa come potenziamento.
Il World Foundation Peer non l'abbiamo, il Journal invece è quello che abbiamo visto prima. Quindi, ok, molto molto interessante. Intanto ci stiamo curando. Usa R. Ma devo ancora? Abbiamo usato. Ah, tutti e due dobbiamo usarli, ok. Va bene. Pick up mechanical close. Raccogliamo. Puoi fare una combo. Premi tre volte in rapida successione il tasto sinistro del mouse per eseguirla. L'ultimo attacco nella combo farà molto più danno. Ma stai attento, la combo abbassa molto la stamina. Allora, hold per fare un potenziamento, un attacco potente. Mamma mia, che bello! Ok. Ogni item ha un certo numero di durabilità. Quando un item si rompe, il gioco entra in pausa tattica dove tu puoi swappare. Ah, è fighissima sta cosa. Ci ha messo in pausa tattica. Quindi vedete che qua non abbiamo niente. E quindi dobbiamo andare a equipaggiare qualcos'altro. Shift to continue. Ok, dobbiamo prendere qualcos'altro. Pick up. Potenziamenti, ok. Per usare un potenziamento premi R e poi rompilo, ok. Sì, R. Ok, e poi lo rompo. Ci potenzia. Ancora. Ok. Vabbè, adesso quindi abbiamo preso questo, questo e questo. Abbiamo raccolto un sacco di roba. Adesso cosa dobbiamo fare? Combattere, uccidere il nemico. Ma se io facessi questo? Nemici armati. Se tu colpisci un nemico e vedi uno scudo blu, il nemico ha più del 40%. Cioè il tuo attacco viene assorbito del più del 40%. È meglio usare attacchi potenziati. Ok, sono pienamente d'accordo con te. Oh, via, 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 cosa sta facendo? Ah, si è curato. Gli attacchi nemici sono aumentati del 100% dopo un attacco che ti ha colpito con successo. È indicato da una stella sulla loro testa, ok. Via, 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 via. Fuggi, sciocco. Ok, essenze. In aggiunta agli item soliti, i nemici che cadono dropperanno grani di essenza. Più grande e più forte il nemico è, più essenza viene droppata, l'essenza usata per potenziare i core. L'accumulo di essenza in un core è un bonus passivo, ok. Decoration, vediamo un po', decoration. Allora, i bersagli uccisi da Decoration hanno il più alto drop, il valore di drop di essenze, rune, nodi e consumabili. Poi, Laceration. I target uccisi da Laceration hanno un'aumentata chance di droppare organi. Mortification, e quelli sociali immagino siano. Hanno un drop value di essenze, rune, nodi e consumabili. Questo tipo di morte ti permette di fare un'autopsia. Cioè, ma che roba è? Incineration ha un alto, più di un medio drop di essenze e cose. Mi interessa Mortification. Explosion, ok. L'explosion droppa la possibilità di un'autopsia. Quindi ci restano i corpi e possiamo aprirli e togliergli le parti interne. Ah, voglio. Ok. Impressive. Ma posso dargli un'occhiata? Non abbiamo l'equipment. Con il danno che fa, non mi droppa nulla questo. Vabbè, andiamo di qua. Torniamo fuori e vediamo un attimino come comincia l'avventura.
Teleport. Ok, possiamo usare questo per viaggiare attraverso il mondo. Ok, andiamo. Teleport. Andiamo alla Q-Dimension. Sì, poi è confusionario un po' la cosa qua, però... Ask the Huntsman. Ok, si sta iniziando proprio un'avventura. Bello che il mondo è interagibile, si raccolgono le varie cose. Qua ci stanno attaccando. Vediamo cosa fa questo. Ma... Ask the Huntsman where the core is. Ok, stiamo ancora sbloccando tutto. Stiamo andando alla mappa globale. Ah, ok. In questa dimensione ci possiamo muovere qua. Vabbè, andiamo. Move to your destination. Andiamo. Ah, siamo su un pianeta? Enter. Vediamo. È davvero particolare, soprattutto per questa cosa del... delle parti del corpo. Tabula rasa. Ok, quindi qua possiamo shiftare da uno all'altro le varie parti del corpo, quindi noi siamo dei misti, cioè siamo dei patchwork, come si dice. Qua abbiamo l'aggiornamento, seleziona per sbloccare, possiamo sbloccare una di queste. Cracked core. Ma non abbiamo niente? No. Abbiamo sbloccato, ok, qualcosa, abbiamo sbloccato qualcosa qui, siamo aumentati di livello di core, siamo a livello 2, ma il gioco non ci ha ancora spiegato nulla in proposito. No, Cifante. Questa forte esperienza, chi sei tu? Sono reale. Sei un araldo, non è vero? Ho bisogno di informazioni. I need information, sto cercando alcune antiche tecnologie, una sfera di metallo, insomma saltiamo la storia. Possiamo anche commerciare, quindi il trade ci consente di commerciare facendo l'accordo. Quindi si possono dare i nostri occhi primitivi e comprare parti di corpo più belle. Ma al momento noi non abbiamo delle... vediamo... Posso bilanciare, no? No, non abbiamo niente noi. Water skin. Questa possiamo compensare. Ok. Quindi noi possiamo comprare... No, la povera spada non la voglio comprare. Voglio comprare... Allora, la primitive brain non ce l'ho. Primitive brain... Non ce l'ho io una primitive brain. Me la compro. Ma, scusate. Sì, Primitive Pain, dai, me la compro, 42. Sì, we have deal. Ok, leave. Quindi posso potenziarmi la mente? No, l'ho appena comprata, scusami, non posso metterla. O gliel'ho venduta io? Non ho molto capito sta cosa, ma... Rune, attacco, equipment, inventory. Eccola qua. Ah no, la primitive brain può essere usata per craftare. Ok, no, è una mente primitiva, giustamente non me la posso mettere. Activate Alpha Core. Vabbè, andiamo. Andiamo. Dov'è l'Alpha Core? Qui si torna alla mappa, da qui. Ah, dobbiamo andare là. Ok, vai. Vediamo se incontriamo nemici nel... Intanto mi scuso se nel video magari ogni tanto sentite dei disturbi, tipo interferenze, ma non so veramente che farci. Si sentono col microfono, ma... Ah, qua c'è una zona in più. No, vabbè, noi andiamo qua, dai. Continuiamo con questa zona qui. Non ci interessa. E poi tiriamo un attimino le conclusioni, perché... È molto figo come gioco. Ok,
calibro, figura. Sì, sì, no, ma è fortemente story driven il gioco. Ok, qua c'è tutta la storia, poi vabbè, se vi piacciono questi giochi ve lo leggerete, insomma. Ok. Quando viaggi per il mondo potresti incontrare strani dispositivi che sembrano specchi. Quando gli vai vicino, gli specchi sono automaticamente attivati e ti bondano il fatto dell'araldo. Se muori, rinascerai lo specchio. Ok, un falò. Ok. Activate the Alpha Core. Non so cosa sia, ma qua si va alla global map, quindi non so perché siamo andati qui. Ah, ma dobbiamo tornare di là adesso. L'Alpha Core, ok, andiamo là. Qua ci sono anche dei bottini da prendere, ma al momento no. Vediamo. Via. Eccola qua la sfera. Control. Vediamo se abbiamo dei contatti. Questo è il tutorial. No, ci è stato spiegato tutto. E quel gallo lì cos'è? E questo cos'è? Cap. Primordial Matter. Pick up. Gettare coltelli. Infliggere danni, ok. Activate. Boh. Aia. Activate. Ma dov'è che lo attiviamo questa cosa? Vediamo. No, non ho preso niente. Amplificatore. No, non abbiamo niente. Dobbiamo andare semplicemente là. Quindi dobbiamo uscire dalla mappa. Ce lo dice quando raggiungiamo il limite. Infatti ci dà la global map. E andiamo piuttosto veloce anche nei caricamenti. Il gioco. Allora, vi posso dire che non è il mio genere, ma l'ho visto abbastanza per poter dire che ha una bella lore per gli appassionati, ovviamente. Per gli appassionati di combattimento di questo tipo, una storia, una serie di potenziamenti. Per quello che ha, graficamente è molto carino. E quindi, pixel grafica. E soprattutto anche un bel prezzo, perché 16 euro, io dico, per una cura del genere li vale tutti, ma non ho alcun dubbio nel dire che questo vale. Poi, che io lo comprerei... Non sono un fan di queste cose eccessivamente sci-fi, dico la verità. Però... ho lanciato il coltello. Devo andare a riprendere, l'ho premuto per sbaglio. Ok. Training room? No, non me ne frega niente. Voglio andare qua adesso. Talk to Vidicus. Talk to Vidicus. Non talk. Vidicus, dai. Come funziona il core? Va bene, intanto mi spiega tutto. Connetti l'isola al centro del lab. Quindi devo andare di là. Ah, richiede Primordial Matter. Ah, questa è l'hub alla fine, quello si è capito. Salve, mutiglia. Sì, andiamo avanti. Accept the core. Ok, abbiamo il core adesso, quindi qua possiamo, per swappare i tuoi core, premi 2, per inventare seleziona core. Ok, abbiamo 2, ma non ne abbiamo. Ah, new core, eccolo qua. Allora, young core, tipo organo, e il core è questo, quindi il core... Dopo? No, voglio equipaggiarlo. Ok. Equipaggiato, vediamo cosa cambia. Ha cambiato qualcosa. 50% critical power, 50,5. Come umano lei?
I nodi sono una caratteristica base dell'Aldo per installare un nodo premi 1. Scusami, 1. Ok. Qua si livella, si sbloccano cose in più, posso installare diverse cose, quindi potenza. Power. Vai. E questo no, non posso perché ne ho solo uno. Ok. Queste sono alcune. Poi di difesa, natura, così non ho ancora niente. Perché? Perfetto. Parla Vidicus. Ok. No, l'ho rilanciato il coltello. Scusa, vado a riprenderlo perché... Dove cavolo l'ho lanciato che non lo trovo più? No, non lo trovo più. Vabbè, Unseal Beta Bear. Che devo fare? Master Plan. Ah, ok, oggetti. Piasma, Jar of Essence. Beta Unserve. Ok, dobbiamo andare alla mappa allora. Quello che ho visto. Qua in alto, credo. No. Ma dov'è che... Dove devo andare? Perché non capisco... Devo muovermi di qua. No, qua è sigillato. Cioè, servirà fare il ponte dopo. No? Anche qui. Potrò andare di là dopo. Si sblocca tutto. Devo parlare anche con questa, volendo. No, posso lasciare. Quella è sempre la training room, quindi io direi che qua... No. Sì, master plan. Stabilizza, ok, dimension status, ok, no, non abbiamo nulla da fare qua. Ci incontreremo ancora. Ok, niente. Allora, adesso dovrò capire come andare avanti, però direi che per il momento potrebbe anche essere molto interessante concludere qui, perché poi qua devo un attimino capire dove devo andare, perché qualcosa devo sbloccare anche di qua. Ma per intanto vi chiedo di farmi sapere che cosa ne pensate di questo titolo, Undungeon, che nome non rende giustizia al tipo di gioco perché con Dungeon non ha molto a che fare. Però è uno sci-fi con un personaggio davvero molto strano, in cui possiamo andare a modificare ogni cosa del tipo, il tipo di cervello, gli occhi e così. Sci-fi multiverso, quindi non è propriamente pane per i miei denti, però graficamente è una grafica pixel grafica, è un indie che costa 16,79€. Scontato qualche giorno adesso quando lo sto provando a 15 o qualcosa, quindi un euro di sconto. È uscito il 18 di novembre e dico... Le premesse sono ottime, c'è una ottima lore dietro, c'è un bel combattimento stile Souls, fossero tutti così gli indie, dico io. E lo dico da non appassionato del genere con questa ambientazione, ecco. Quindi, fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao!